Tutti da Tiziana Malimpasta. Allora, siamo arrivati all'ottava fase della nostra pasta madre e sono contenta che siamo diventati veramente tanti tanti. Allora, volevo dirvi che mi raccomando, tenete la pasta madre in un ambiente bello in calore perché sta facendo tanto freddo, quindi è meglio tenerlo con un po' di calore in un ambiente bello caloroso dentro casa, altrimenti gli alveoli non ingrandiranno tanto facilmente. Però non vi preoccupate, la nostra pasta madre è partita, anche perché c'è la signora Angela, lo sapete, la mia amica, che mi sorregge sempre. E mi dice che sto andando alla grande, quindi sto tranquilla per questo. E quindi andiamo avanti. Ottava fase. Adesso dobbiamo fare il rinfresco. Però il rinfresco non lo facciamo con tutta la pasta madre. Come vedete, la mia pasta madre ci sono piccoli alveoli, però non è cresciuta tanto. E perché? Perché c'è un ambiente freddo. Infatti, ora io la sto mettendo vicino al camino. Angela mi ha spiegato perché lei ce l'ha da tanti anni. Mettila in una sedia di fronte al camino, termocamino oppure termosifoni, deve stare bel calduccio, non proprio al calore proprio forte del fuoco, però in una copertina davanti al fuoco. Bella, deve essere coccolata, insomma. Dicevo, l'esubero. Di qua prendiamo 150 grammi soltanto di pasta madre e facciamo il rinfresco che poi andrà in frigo. Con l'esubero, cioè la parte in più della pasta madre, potete fare un rinfresco a parte e lo mettete in frigo. Qualora vi servisse per panificare, basta aggiungere un pochettino, un po' di lievito di birra, però naturalmente in base a quello che mettete. Non possiamo pretendere grande lievitazione, no? Perché stiamo all'inizio. Quindi mettete un po' di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero attiverà un po' di più la lievitazione e potete panificare tranquillamente. Non vi preoccupate, l'importante è che non la buttate perché è peccato. Questo è un dono di Dio, quindi non si butta niente. Allora, io adesso vi faccio vedere. Qui in questa ciotolina andrò a pesare i 150 grammi di pasta madre. Qua ci sono 150 grammi di farina tipo 1 oppure tipo 0, come vi ho detto. Questa però è tipo 1, lo sapete. E 100 grammi di acqua a temperatura ambiente. Ok, io adesso vado ad accendere la bilancia. Aspetta, mi faccio la tara. Ecco, la 0. E vado a pesare 150 grammi di pasta madre. Ora andiamo a mettere l'acqua. Sembra che sta facendo il bagnetto la nostra pasta madre. E andiamo a mescolare piano piano affinché si sciolga tutta la nostra pasta madre. Ok, una volta sciolto il tutto, andiamo a mettere in una ciotola un po' più grande. Io nella ciotolina andavo comoda perché miscugliavo il contenuto meglio. Quindi adesso vado a mescolare poco poco altro. Adesso andiamo a mettere la farina e cominciamo ad amalgamare il tutto. Ora vado a pulire il cucchiaino e vado ad impastare con le mani. Vedete, la pasta sta prendendo forma. Adesso la mettiamo sul piano di lavoro con una spatola, così andiamo più comodi, come ho fatto l'altro giorno. Vi ricordo che oggi siamo al terzo giorno, quindi al terzo giorno fate il rinfresco. Allora, fate sempre questo movimento in modo che la pasta si rassodi meglio, perché prendendola tutta con le mani appiccichiamo, ci appiccichiamo, no? Invece, vedete? La prendete con la spatola e la sbattete. In questo modo si rassoda. Ok, ora cerco di prenderla dalle mani, la nostra pasta. È volata. Faccio come l'altro giorno, vedete? Non dovete tenere la pasta sempre più di un millesimo di secondo nelle mani, altrimenti si appiccica. Tenendola così, facendo la forma allungata, e poi l'andiamo a mettere nel nostro vasetto. Io faccio questo in modo che non appiccichi il vasetto. Ah, e meno male. Eccola qua. Adesso, ecco. Andiamo a sistemarla, è morbidissima, spettacolare. Quindi andiamo a resettarla tutta con le dita. Così, primo, dobbiamo mettere il segno perché dobbiamo vedere quanto è gonfiata. Secondo,
dobbiamo vedere gli alveoli per bene, no? Ecco, io penso che così, aspettate. Penso che più di così non si fa. Allora, io vi volevo dire, adesso questo video non lo chiudo qua. Adesso io metto pausa, no? Dove sta il coperchio? Metto pausa, perché vi devo far vedere. Allora, mi sono dimenticata adesso di mettere il segno. No, aspettate un attimo, devo prendere il pennarello, perché stavolta ho dimenticato il pennarello. Ok, ho preso il pennarello, mettiamo più o meno, questo è il segno. Adesso che facciamo? Con il coperchio che ho chiuso così, lo mettiamo a temperatura ambiente. Però come vi ho spiegato prima, mi raccomando, teniamolo in un ambiente, io ho acceso i termosifoni, ci ho acceso anche il fuoco, perché voglio vedere gli alveoli crescere. Gli alveoli sono piccoli e si devono fare grandi, devono crescere, perché poi, come dice Angela, devono anche partorire questi figli. Proprio, guarda, mi dà un sostegno quella ragazza, proprio veramente enorme. Allora, lo teniamo così al calduccio per 3 ore. Alle 3 ore, dopo che avranno, speriamo, alveolato, e anche se non avranno alveolato, le dobbiamo poi chiudere così e mettere in frigo, così, chiuso, in frigo, per 3 giorni. Al terzo giorno rifacciamo ciò che ho fatto oggi. Io oggi vi ho fatto, ho parlato un po' di più, vi ho dato un po' di spiegazioni in più, perché questo è l'ultimo che vi faccio vedere. Calcoliamo un mese da quando io ho iniziato a fare la pasta madre. Quando io arriverò al mese, voi ancora non sarete arrivati. Quindi io arriverò al mese e con questa pasta madre la uscirò dal frigo, la metterò a temperatura ambiente, farò il rinfresco e con quel rinfresco io farò il pane. Ecco che cosa voglio dire per ultimo. Io spero di non aver dimenticato nulla e vi ricordo che con la pasta madre che è rimasta potete fare un rinfresco come abbiamo fatto ora, esattamente come abbiamo fatto ora, e lo mettete in frigo. E poi vi ho spiegato, con zucchero e un po' di lievito di birra potete fare la panificazione benissimo. Allora, io riapro il vasetto perché deve stare così, mi faccio vedere di nuovo dopo perché vi devo far vedere. E poi ci vediamo al mese della nostra pasta madre, se Dio vuole. A dopo! Io devo dire che sono davvero soddisfatta. Guardate. Allora, la nostra amica Angela mi ha spiegato che adesso non si alzerà il volume della pasta madre, ma bensì si dovranno vedere un po' di alveoli. Ha detto, non ti preoccupare se non se ne vedono molti alveoli. In futuro, man mano che farai il rinfresco, gli alveoli si vedranno. Ecco, io credo che mi debba sentire già soddisfatta così. Allora, adesso io chiudo il nostro vasetto, bene, e lo metto in frigo. Mi raccomando, 3 giorni. Il terzo giorno si conta da oggi, domani, dopodomani sarebbe il terzo giorno, non dopo 3 giorni. Quindi al terzo giorno rifate esattamente il rinfresco come l'ho fatto io. Un'altra cosa, se voi fate, se vi regolate a seconda di come vi viene l'impasto, perché dipende tutto dalla farina che usiamo. Io che uso per esempio la tipo 1 di un tipo, poi magari se uno utilizza un'altra marca, può essere pure che viene un po' più sodo, un po' più duro, no? Allora, se voi vedete che esce un po' più sodo l'impasto, potete aggiungere 5-10 grammi di acqua a seconda di come viene l'impasto. L'impasto deve venire tipo un pan brioche, ecco, per capirci, un pan brioche bello molliccio. Quindi tutto sta a seconda del vostro impasto. Se viene come è venuto a me, fate sempre i 100 grammi di acqua, 100 grammi di pasta madre, scusate, 100 grammi di acqua, 150 di pasta madre e 150 di farina tipo 1 o tipo 0. Se vi regolate, mettete un poco di acqua di più. Ecco, basta, io ho finito. Mi raccomando, faremo i rinfreschi al terzo giorno di nuovo e ci vediamo esattamente al mese. Al mese vediamo come sta la nostra pasta madre, sempre rinfrescata.
E poi provvederemo. Noi vogliamo fare la panificazione. Vediamo se per prima cosa facciamo il pane. Ok, io magari, lo sapete, ci vediamo tutti i giorni con le nostre ricette, però questa mi raccomando, tenetela sempre con amore, al calore, perché sta facendo freddo. Se queste ricette, se questa pasta madre la vedete d'estate, non calcolate proprio il freddo, perché non c'entra niente, cambiano pure i tempi di lievitazione, cambia. Allora, io ho finito, vi ringrazio ancora di cuore e ci vediamo quando facciamo il mese. Ciao a tutti e grazie di cuore per essermi stato accanto, speriamo che vada tutto bene, che voi mi diciate tutti che la vostra pasta madre funziona e che avete fatto il pane. Ok, tra un mese il pane tutti quanti. Ciao a tutti da Tiziana Mani in Pasta.